Bene, cari lettori, buongiorno. Iniziamo a parlare di Samurai del mese di maggio, il terzo numero, se vogliamo, in edicola nell'operazione coronavirus. Marzo, aprile e maggio, tre numeri in edicola con il coronavirus che imperversa su tutte le manifestazioni, attività, vita sociale. Abbiamo passato 25 aprile, Pasqua prima, 25 aprile e 1 maggio. Tre feste sono andate così. Il 25 aprile ho visto, letto cose strane come al solito. I nostri governanti che parlano del 25 aprile dicendo cose tutte strane. Perché? Dico questo, perché ho paura che tutti questi giovani che parlano della resistenza, eccetera, non sanno neppure da che parte sia partita. Ma forse non si ricordano che, nonostante si dica che sono morte 5 volte di più le persone con il coronavirus che la seconda guerra mondiale, non hanno mai visto le bombe cadere dagli aerei tipo bottiglie. Non hanno mai visto case distrutte, fabbriche in fiamme. Mi sembra che si sia un po' distorta la veridicità del 25 aprile. Faccio un piccolo acchito. Ricordo mio nonno, sindaco del Vo di Piadena, Fiorello La Guardia, che il 25 aprile metteva il suo bel farfallone, la voliere rossa. E andavamo tutti impettiti, io bambino per mano, a festeggiare il grande giorno. Un grande giorno che ha lasciato strage da tutte le parti e che adesso, così, nonostante il coronavirus, si festeggia, qualcuno andrà in giro in piazza con le bandiere, ma senza sapere se serve, non serve e se c'è stato abbastanza cuore. Tutte queste cose nel samurai non ci sono perché non c'è tempo. Dibattiamo invece cose più importanti per il settore delle arti marziali, che è il discorso cosa farà lo Stato quando si apriranno i dojo, i club, le palestre, perché è vita dura per tutti. 200.000 praticanti. Anzi, tecnici sportivi che non hanno vitalità, forse non avranno neppure il contributo, nonostante che il ministro che si occupa dello sport, Spadafora, prometta, come tutti, un sacco di cose e che tra le parole e i fatti ce ne sono pochi. Un fatto è chiaro. Siamo stati in grado di uscire anche con il coronavirus e abbiamo fatto un grande lavoro per l'edicola. Non le copriamo tutte le edicole, perché sono circa 35.000 più i supermercati, ammesso e non concesso che siano tutte aperte, però abbiamo fatto il nostro dovere. Qualcuno si è lamentato perché andando in edicola ha preso anche la multa perché è stato bloccato. Voleva dire che gli faremo un abbonamento annuale a Samurai. Quindi con grande piacere vi invito a portare il vostro contributo alla cultura, perché Samurai fa cultura, la politica la faccio solo io, in modo da evitare qualsiasi strale e differenziato. Cosa contiene Samurai? Di cose importanti, diciamo quaderno tecnico di Gesing, ripreso dai vecchi annali, un buon pezzo sul famoso piatto del salice dalla Cina, che rappresenta non solo un motivo di decoro nella casa, ma soprattutto una storia lunga, vivace, che arriva fino alle famose triadi. La mafia cinese. C'è tanto da leggere. Nonostante tutto, leggere fa bene.
e del nostro poco tempo a disposizione, mandateci le vostre valutazioni. Samurai è il vostro mensile edicola, quindi siamo noi al vostro servizio. Grazie e buona lettura.